Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Io sono Nicodemo Fabiani e sono felice che tu sia qui con me per leggere la parola del nostro Signore insieme. Oggi che è il 25, il mercoledì 25 di questo mese, ormai stiamo camminando per la fine di agosto, con la grazia di Dio, con la compagnia del Signore sempre costante, con la guida attraverso la sua parola. Durante questa puntata noi leggeremo il capitolo 16 e il capitolo 17, sempre di Secondo Re, qui nella lettura che noi stiamo facendo dell'Antico Testamento. Andiamo insieme a leggere Secondo Re, capitolo 16 e capitolo 17. Parola del Signore. L'anno 17° di Peca, figlio di Remalia, cominciò a regnare Acas, figlio di Joatam, re di Giuda. Acas aveva 20 anni quando cominciò a regnare e regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore suo Dio, come aveva fatto Davide suo padre, ma seguì l'esempio dei re di Israele e fece passare per il fuoco persino suo figlio, seguendo le pratiche abominevoli delle gente che il Signore aveva cacciate davanti ai figli di Israele. Offriva sacrifici e incenso sugli alti luoghi, sulle colline e sotto ogni albero verdeggiante. Allora Rezin, re di Siria, e Peca, figlio di Remalia, re di Israele, marciarono contro Gerusalemme per assalirla e vi assediarono Acas, ma non riuscirono a vincerlo. In quel tempo la Siria riconquistò Elat. Rezin, re di Siria, scacciò i giudei da Elat e i siri entrarono a Elat, dove sono rimasti fino a oggi. Acas inviò dei messaggeri a Tiglat-Pileser, re degli Assiri, per dirgli: «Io sono tuo servo e tuo figlio. Sali qua e liberami dalle mani del re di Siria e dalle mani del re di Israele che hanno marciato contro di me». Acas prese l'argento e l'oro che si poté trovare nella casa del Signore e nei tesori del palazzo reale e li mandò in dono ai re degli Assiri. Il re di Assiria gli diede ascolto, marciò contro Damasco, la prese, ne deportò gli abitanti di Kir e uccise Rezin. Allora il re Acas andò a Damasco incontro a Tiglat-Pileser, re di Assiria, e dopo averlo visto l'altare che era a Damasco, il re Acas mandò al sacerdote Uria il disegno e il modello di quell'altare in tutti i suoi particolari. Il sacerdote Uria costruì un altare esattamente secondo il modello che il re Acas aveva mandato da Damasco. Il sacerdote Uria lo costruì prima del ritorno del re Acas da Damasco. Al suo ritorno da Damasco, il re vide l'altare, si avvicinò, vi salì, vi fece bruciare sopra il suo olocausto e la sua offerta. Vi versò la sua libazione e vi sparse il sangue dei suoi sacrifici di riconoscenza. L'altare di bronzo che era davanti al Signore, perché non fosse fra il nuovo altare e la casa del Signore, lo pose di fianco al nuovo altare verso settentrione. Il re Acas diede quest'ordine al sacerdote Uria: fa bruciare sull'altare grande l'olocausto del mattino e l'offerta della sera, l'olocausto del re e la sua oblazione, gli olocausti di tutto il popolo del paese e le sue oblazioni. Versaci le loro libazioni, espandivi tutto il sangue degli olocausti e tutto il sangue dei sacrifici, ma quanto all'altare di bronzo deciderò io. Il sacerdote Uria fece tutto quello che il re Acas gli aveva comandato. Il re Acas spezzò anche i riquadri delle basi e ne tolse le conche che erano sopra. Fece togliere il mare di bronzo da sopra e i bue di bronzo che servivano da sostegno e lo posò sopra un pavimento di pietra. Fece anche togliere dalla casa del Signore, a causa del re da Siria, il portico del sabato che era stato costruito nella casa e l'ingresso esterno riservato al re. I rimanenti delle azioni compiute da Acas è scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda.
Acas si addormentò con i suoi padri e con i suoi padri fu sepolto nella città di Davide. Suo figlio Ezechia gli succedette nel regno. Allora, cari, noi abbiamo letto capitolo 14 e capitolo 15, parola del nostro Signore. E quindi noi abbiamo letto capitolo 16 e ora noi dobbiamo leggere capitolo 17. Fra molte letture magari mi sono imbrogliato un attimino, ma eccoci qua, non andate via. Ora noi leggeremo capitolo 17 e questo è un capitolo, anche questo, molto importante della parola di Dio. Dice così la parola del nostro Signore. Il dodicesimo anno di Acas, re di Giuda, Osea, figlio di Ella, cominciò a regnare su Israele, a Samaria, e regnò 9 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, non però come gli altri re di Israele che l'avevano preceduto. Salmaneser, re di Assiria, marciò contro di lui e Osea fu sottomesso a lui e gli pagò un tributo. Poi il re di Assiria scoprì una congiura organizzata da Osea, il quale aveva inviato dei messaggeri a So, re d'Egitto, e non pagava più il consueto tributo annuale al re d'Assiria. Perciò il re d'Assiria lo fece imprigionare e mettere in catene. Dopo il re di Assiria invase tutto il paese, marciò contro Samaria e assediò per 3 anni. Nel 9° anno di Osea, il re di Assiria prese Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li collocò. Dice la parola di Dio che li collocò in Ala, sul Abor, fiume di Gozan e nelle città dei Medi. Questo avvenne perché i figli di Israele avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, sottraendoli al potere del faraone re d'Egitto, e avevano adorato altri dei. Essi avevano imitato i costumi delle nazioni che il Signore aveva cacciate davanti a loro e quelli che i re di Israele avevano introdotti. I figli di Israele avevano fatto in segreto contro il Signore loro Dio delle cose non giuste. Si erano costruiti degli alti luoghi in tutte le loro città, dalle torri dei guardiani alle città fortificate. Avevano eretto colonne e idoli sopra ogni colle e elevato sotto ogni albero verdeggiante. E là, su tutti gli alti luoghi, avevano offerto incenso come le nazioni che il Signore aveva cacciate davanti a loro. Avevano commesso azioni malvagie, provocando l'ira del Signore, e avevano servito gli idoli, mentre il Signore aveva loro detto: «Non fate una cosa simile». Eppure il Signore aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e di tutti i veggenti dicendo: «Convertitevi dalle vostre vie malvagie, osservate i miei comandamenti, i miei precetti, seguendo in tutto la legge che io prescrissi ai vostri padri e che ho mandata a voi per mezzo dei miei servi e profeti». Ma essi non vollero dargli ascolto, irrigidirono il collo come avevano fatto i loro padri, i quali non ebbero fede nel Signore, nel loro Dio, e rifiutarono le leggi e il patto che gli aveva stabilito con i loro padri e gli avvertimenti che gli aveva dato loro. Andarono dietro a cose vane, diventando vani essi stessi, e andarono dietro alle nazioni circostanti che il Signore aveva loro proibito di imitare, e abbandonarono tutti i comandamenti del Signore loro Dio. Si fecero 2 vitelli di metallo fuso e fabbricarono degli idoli di Astarte, adorarono tutto l'esercito del cielo e servirono Baal. Fecero passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie, si applicarono alla divinazione e agli incantesimi e si diedero a fare ciò che è male agli occhi del Signore, provocandone lo sdegno. Perciò il Signore si adirò fortemente contro Israele e lo allontanò dalla sua presenza e non rimase altro che la sola tribù di Giuda. E neppure Giuda osservò i comandamenti
del Signore, suo Dio, ma seguì i costumi stabiliti da Israele. Il Signore respinse tutto il popolo di Israele, lo umiliò e lo abbandonò ai predoni finché lo cacciò via dalla sua presenza. Infatti, quando egli ebbe strappato Israele dalla casa di Davide e quelli ebbero proclamato re, Geroboamo, figlio di Nebat, Geroboamo distolse Israele dal seguire il Signore e li fece peccare gravemente. I figli di Israele si abbandonarono a tutti i peccati che Geroboamo aveva commessi e non se ne allontanarono finché il Signore mandò via Israele dalla sua presenza, come aveva predetto per bocca di tutti i suoi servi, e Israele fu deportato dal suo paese in Assiria, dove è rimasto fino a oggi. Il re di Assiria fece venire gente da Babilonia, da Cuta, da Ava, da Camat, da Sefarvaim, e le stabilì nelle città della Samaria, al posto dei figli di Israele, e quelle presero possesso della Samaria e abitarono nelle sue città. Quando cominciarono a risiedervi, non temevano il Signore, e il Signore mandò contro di loro dei leoni, che facevano strage fra di loro. Allora dissero al re di Assiria: le gente che tu hai trasportate e stabilite nelle città della Samaria non conoscono il modo di vivere di servire il Dio del paese, perciò questi ha mandato contro di loro dei leoni che ne fanno strage perché non conoscono il modo di servire il Dio del paese. Allora il re di Assiria diede quest'ordine: fate tornare laggiù uno dei sacerdoti che avete deportato di là. Vada a stabilirsi in quel luogo e insegni loro il modo di servire il Dio del paese. Così uno dei sacerdoti che erano stati deportati dalla Samaria venne a stabilirsi a Betel e insegnò loro come dovevano temere il Signore. Tuttavia, ogni popolazione fece i propri dei nelle città dove abitava e li mise nei templi degli alti luoghi che i samaritani avevano costruiti. Quelli provenienti da Babilonia fecero Sukkot Benot, quelli provenienti da Cuta fecero Nergal, quelli provenienti da Camat fecero Assima, quelli provenienti da Ava fecero Nibats e Tartak, e quelli provenienti da Sefarvaim bruciavano i loro figli in onore di Adramelec e Anamelec, divinità di Sefarvaim. Temevano anche il Signore e si fecero dei sacerdoti per gli alti luoghi, scegliendoli tra di loro, i quali offrivano per loro dei sacrifici nei templi degli alti luoghi. Così temevano il Signore e servivano allo stesso tempo i loro dei, secondo le usanze delle regioni da cui erano stati deportati in Samaria. Anche oggi essi continuano a seguire le loro antiche abitudini, non temono il Signore e non si conformano né alle loro leggi né ai loro precetti, né alla legge e ai comandamenti che il Signore prescrisse ai figli di Giacobbe, da lui chiamato Israele, con i quali il Signore aveva stabilito un patto dando loro quest'ordine: non temete altri dei, non vi prostrate davanti a loro, non li servite né offrite loro sacrifici, ma temete il Signore, che vi fece uscire dal paese d'Egitto con gran potenza, e con il suo braccio disteso davanti a lui prostratevi e a lui offrite sacrifici. Abbiate cura di mettere sempre in pratica i precetti, le regole, la legge e i comandamenti che egli scrisse per voi, e non temete altri dei. Non dimenticate il patto che io stabilì con voi, e non temete altri dei, ma temete il Signore, il vostro Dio, ed Egli vi libererà dalle mani di tutti i vostri nemici. Ma quelli non ubbidirono e continuarono invece a seguire le loro antiche abitudini. Così quelle gente temevano il Signore e allo stesso tempo servivano i loro idoli. E i loro figli e i figli dei loro figli hanno continuato fino a questo giorno a fare quello che avevano fatto i loro padri. Parola del Signore. Quindi è deprimente vedere a che punto Israele è arrivato. Voi sapete che c'erano 12 tribù, la terra promessa era stata sparsa e divisa da Giosuè,
per la guida, orientazione di Dio. Ma ora Israele si era allontanato così tanto dal Signore, neanche uno dei re di Israele, del regno del nord, ha fatto la volontà di Dio, neanche uno. Allora Dio ha mandato la Siria, che ha invaso la terra e ha portato loro in cattività. La gente non è più tornata, alcuni pochi sono tornati, e noi vediamo la fine di queste 10 tribù che non hanno obbedito alla voce del Signore. Dio conosce chi sono i suoi, Lui ha chiamato, ma se tu sei un servo o una serva di Dio, continua a camminare, a rimanere nella parola di Dio. Questa gente qui aveva due piedi in una scarpa. Volevano servire il Signore, ma volevano avere gli altri dei. Quali sono i tuoi idoli nascosti? Noi non ne possiamo avere. Noi abbiamo un Signore, il Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme, una parola viva, efficace, che trasforma la nostra vita e che ci fa capire come noi dobbiamo vivere per il Signore oggi nel 2021, con o senza pandemia, per la gloria di Dio. Dio ti benedica.